Buongiorno, siamo nella redazione del Book Blog con Tommaso Percivale, autore del libro Human. La prima domanda, da dove ha preso ispirazione per scrivere appunto il libro Human? Human nasce da una riflessione. Io sono appassionato di tecnologia, sono appassionato del futuro, di capire che direzione prenderà l'uomo nei prossimi anni. E un giorno mi sono soffermato su un pensiero. Un oggetto, come potrebbe essere il libro, il tuo telefono cellulare, non ha emozioni, siamo sicuri di questo. Sei d'accordo tu? Ma se questo oggetto fosse costruito come una figura umana e si potesse muovere e si muovesse come un essere umano e rispondesse ai nostri stimoli, quindi per esempio se potesse conversare con noi come un essere umano, come facciamo a sapere che non è un essere umano? Perché sappiamo che l'abbiamo costruito noi, che è fatto di silicio, acciaio e materia inerte, quindi non può avere emozioni. Ma se fosse capace di recitare, come recitano gli esseri umani, quindi a fingere delle emozioni. Io so che tu sei felice perché sorridi, so che sei triste perché piangi. Il mio cuore non ha un'antenna che percepisce le tue emozioni, quindi sappiamo che le altre persone hanno delle emozioni solo perché le vediamo, ma un oggetto, in questo caso un robot di sembianza umana, potrebbe far finta, potrebbe mimare queste emozioni. Allora chi sono io per dire che non ce l'ha? A questo punto non ho più nessuno strumento per distinguerlo da un essere umano. Questo è un po' il cuore del romanzo, su cui poi ho costruito una storia un poliziesco, quindi una storia di mistero, di indagine, è una storia di crescita personale, perché questo robot scopre, Cassandra, la nostra protagonista, scopre di avere dentro di sé qualcosa che non è previsto dalla programmazione, che sono proprio le emozioni. Questa era la prossima domanda. Ti vedo sorridere. A che genere appartiene il libro Human? È soltanto pura fantascienza? Se è pura fantascienza il libro Human? È una tecnologia così avanzata, così sofisticata, che in questo momento la possiamo solo sognare, quella utilizzata nel libro. C'è un personaggio che mi ha colpito molto, su cui ho lavorato tanto, che è un androide. È un robot, non un androide, gli androidi sono quelli che hanno la figura umana. È un robot che sembra un tavolino, come potrebbe essere questo? E che è stato costruito per spostare delle casse in un magazzino. Con le rotelle sotto le zampe si muove sulla cassa, ha delle pinze sulla sua pancia che sollevano le casse e le sistema dove deve essere sistemato. Un oggetto che esiste già oggi, in fondo, no? Ce ne sono tanti nei porti, che si muovono anche in autonomia. Perché non prendere un oggetto di quel tipo e fargli fare un passo in più, con qualche upgrade, cambiando le schede come si cambiano un computer, potrebbe diventare più sofisticato, potrebbe sviluppare una personalità. E questo robot, questa macchina che ha l'aspetto veramente metallico, è una cosa che non ha niente a che vedere con un essere umano, viene preso da un artista che fabbrica bambole di porcellana, un artigiano bravissimo, e gli insegna il mestiere. E questo robot non solo sviluppa questa personalità, ma sviluppa una sensibilità artistica. Diventa bravo come il suo maestro e diventa un marionettista così abile da affascinare tutte le persone che assistono ai suoi spettacoli. Quindi, partendo da una tecnologia che esiste già, sono andato ad aggiungere strati di vernice per ottenere qualcosa che ci fa poi riflettere su che cosa siamo noi, qual è la natura delle nostre emozioni, quale sarà anche, un'altra domanda, il prossimo passo della nostra evoluzione umana se i robot ci stanno col fiato sul collo in questo modo. Io le chiedo, qual è il suo primo incontro con la tecnologia? Il mio primo incontro con la tecnologia è quando ero bambino, se escludiamo la televisione, che è una cosa terribile di cui preferisco non parlare, è stata una console, un videogioco molto primitivo, stiamo parlando dei primi anni 80,
c'erano delle stanghettine sullo schermo della TV che si muovevano in su e in giù, avanti e indietro, e per lo più bisognava respingere un'altra, una pallina, un quadratino anzi luminoso, che rimbalzava avanti e indietro. Era un'evoluzione di del primo videogioco mai prodotto, che si chiamava Pong. Credo che ormai sia rimasto in un museo quella console. Devo dire però che, pur vivendo in provincia e quindi lontano dalle novità, e stiamo parlando di anni in cui internet non esisteva, per cui era difficile incontrare persone che condividessero certe passioni, sono sempre rimasto un po' ai margini. Mi ricordo che avevo visto un film che era Giochi di guerra, War Games, in cui un hacker entrava nel computer del NORAD, che era il sistema informatico di difesa degli Stati Uniti, e lo convinceva che era in atto una guerra nucleare. E poi doveva riuscire a fermare le contromisure che il computer stava prendendo realmente, quindi stava davvero per lanciare i missili. E io vedevo questo ragazzo che dal computer di casa sua riusciva a combinare dei pasticci planetari, e dicevo: cavolo, ma perché non posso farlo anch'io? E ci ho impiegato, credo, più di 10 anni per riuscire a collegare il mio computer tramite la linea telefonica a un altro computer, ed è stata una grandissima vittoria. Oggi con internet qualunque tipo di passione può incontrare subito un riscontro. È molto più veloce, è molto più facile ed è un grande vantaggio. All'epoca invece bisognava essere presenti geograficamente, bisognava conoscere le associazioni di appassionati. Era un altro mondo, sono passati solo 35 anni e tutto diverso. Come mai questo odio per la televisione? È veramente un odio per la televisione, non tanto per l'oggetto in sé, quanto per l'uso che se ne fa. È uno strumento potentissimo, presente in tutte le case, quasi, io non ce l'ho. Quindi quasi in tutte le case. Le persone trascorrono tantissime ore della loro vita davanti a questo palcoscenico virtuale, e potrebbe essere usato per contribuire all'evoluzione umana, non per annoiare con lezioni che potrebbero far addormentare anche lo scienziato più interessato, ma raccontare delle storie che possono aiutare le persone a pensare, a crescere, a farsi delle domande. Invece viene usata per il contrario, per asfaltare i cervelli, per fare in modo che tutti pensino nello stesso modo, per fare in modo che nessuno si faccia delle domande e che si arrivi a fidare di quello che dice la televisione. Quello che dice la televisione è vero. Questo è uno stato di cose che odio, che combatto e che dovrebbe essere annichilito dalla grande libertà di internet. Poi internet ha degli altri difetti, però almeno il fatto di non essere controllato da poche persone, questo non ce l'ha ancora. Ultima domanda. Lei ha scritto libri di vario genere, qual è quello in cui si trova più a suo agio? Oh, tutti e nessuno. Quando comincio una storia e lavoro per mesi su quel concetto, sul cuore di quella storia, deve avermi proprio affascinato. Non nasce pervezzo, non è una cosa che faccio per svagarmi, lo faccio perché mi ha conquistato quell'idea. Quindi mi è difficile fare una classifica di un libro in cui mi trovo più a mio agio, tanto più che sono libri molto diversi. Ribelli in fuga, che è stato il primo libro che ho scritto davvero con il cuore, parlava di un gruppo di ragazzi che si ribellavano a una dittatura. Si ribellavano, potrebbe essere anche alla dittatura della televisione. Potremmo trasformarlo anche in questo modo. In fondo la propaganda è uno degli strumenti principali usati dalla televisione. Poi Messaggio dall'impossibile parla proprio di un ragazzo negli anni 60, qui a Torino, ambientato a Torino, che ha difficoltà a trovare altre persone che condividono le sue passioni, tranne un amico con cui vive un guaio planetario, proprio come... Sono storie diverse, però adesso trovo dei legami parlando con te. Come faccio a paragonare romanzi come questi a una storia come Human, che è ancora diversa e lavora ancora su altri concetti? Sono affascinato da tutti, sono innamorato di tutti, ma ti rivelo un segreto: non rileggo mai i miei libri, perché quando li rileggo non mi piacciono più. Li scriverei in un altro modo, trovo tutti i difetti possibili,
questa descrizione non funziona, dovrei tornarci sopra, cambiare modo, capitolo con un punto di vista diverso, come sarebbe più bello così. È talmente forte questo meccanismo che non riesco più a rileggerli. E quando li sento leggere da altri mi fa piacere, perché sento che le parole vivono nel lettore. Però io non riesco più, sono talmente tanto coinvolto che non riesco più a vederli come se fossero di un altro. Mi viene solo voglia di mangiarli. Grazie mille per la sua disponibilità.